Allora, oggi intervisto per State of Mind il professor Alfredo Canevaro, fondatore della Società Argentina di Terapia Familiare, fondatore della rivista di Terapia Familiare, che è stata la prima in lingua spagnola. Le pubblicazioni sono iniziate nel 77. Canevaro è anche didatta della scuola Mara Servilli Parazzoli, membro dell'American Family Therapy Academy e membro della SIPRA, che è la Società Italiana di Psicologia Relazionale. È un terapeuta di origine argentina, ma sta da diversi anni in Italia, e quindi possiamo considerarlo tra i grandi clinici italiani, internazionale. Allora, sono 8 domande, partiamo con la prima. Quali sono i suoi principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili e che utilizza per orientarsi nel suo lavoro clinico? Senz'altro il lavoro con la famiglia d'origine, che è il principio cardine di tutta la mia filosofia terapeutica e di tutte le tecniche che ho cercato di adoperare, di creare in questi anni per far sì che questa epistemologia abbia una incidenza clinica diretta in beneficio del paziente, perché la mia bussola è stata sempre l'efficacia terapeutica. Sono un clinico e da lì, diciamo, cerco di integrare le cose buone che vengono da diversi rami della scienza. Io ho avuto una formazione psicanalitica da fine degli anni 60, però deliberatamente non volle entrare nell'associazione psicanalitica perché c'era la tirannia freudo-kleiniana allora. Invece io cominciai a lavorare con i pazienti psicotici gravi e le loro famiglie già nell'anno 67 con Jorge García Baracco, che è un psicanalista di psicotici molto conosciuto e che credeva che la psicosi poteva guarire con la psicoterapia ed era considerato un altro matto. Invece con lui cominciai con i gruppi multifamiliari e poi fondammo una clinica maggio del 68 che ho condiretto per 13 anni, dove trattavamo i casi più essenziali di psicosi, la stragrande maggioranza schizofrenia, psicosi affettive maggiori e pochissime tossicodipendenze che allora non c'erano, però sempre in un contesto multifamiliare, dove si interagiva con le famiglie già dal primo momento. Poi le famiglie avevano anche la terapia familiare nucleare e il paziente. Multifamiliare, nel senso che facevate gruppi di familiari? Certo, gruppi familiari che potevano essere, quando la clinica era nell'apogeo con circa 40 pazienti, avevamo diviso in tre microcomunità, coordinata da uno dei direttori, con 7-8 famiglie ciascuno. E poi c'era una sera a settimana in cui c'era un gruppo di famiglia tipo assemblare, che poteva coinvolgere 80-90 persone più 7-10 terapeuti, che è una tecnica molto importante dove si accede a comprensione e efficacia che non si fa in nessun altro setting, perché la potenza delle famiglie insieme è enorme, cioè ricostruiscono secondo me la rete familiare persa, la famiglia tradizionale. E quando si riesce a far lavorare il gruppo come terapeutico, si vedono cose notevoli, soprattutto il trattamento della violenza, che è una cosa molto difficile di gestire.
in quei gruppi c'era un centro, diciamo, della scena, un centro terapeutico, dove accadevano molte cose. E da lì ho imparato molto attraverso la prosegna, perché il senso è questo. Questi pazienti venivano ricoverati dai loro analisti e molti di loro avevano 10, 15, 20 anni di analisi. Ho conosciuto uno di 29 anni, lui è l'analista, no? Che già era passato da padre a nonno, bisnonno, già non aveva più interpretazioni da darne, questo povero paziente. Questi schizofrenici sono sempre molto intelligenti, per cui loro anche leggevano moltissimo psicanalisi, sapevano più di me, dovevo comunque sia cercare di aiutarli. E allora tutti questi sistemi terapeutici erano disfunzionali, perché l'analista ricoverava il paziente in rotta con la famiglia e in commuta col paziente, coalizione, diciamo, o in coalizione con la famiglia contro il paziente e così via dicendo. Per cui i direttori dovevamo mediare in questi gruppi, in questi sistemi terapeutici disfunzionali. Per cui non solo ho visto centinaia di pazienti, ho visto centinaia di terapeuti all'opera con situazioni molto gravi che mettono alla prova a chiunque. Per cui ho capito molto bene cosa c'è dall'altra parte della banca. E io assistevo a questi dialoghi tra i pazienti su resistenza, trance, identificazione proiettiva, introiettiva, ma erano matti da legare. Per cui ho capito che il linguaggio, il discorso, anche cognitivo, pur essendo la massima acquisizione dell'essere umano, purtroppo serve anche per mentire o mistificare. Invece le emozioni non mentono mai. Per cui questa è stata la scelta mia, di lavorare con l'emozione perché poi possa cambiare la cognizione. E per questo lo spazio emozionale, la prosemica era importante, e cominciai a fare delle esperienze con i pazienti, avvicinandoli per sentire di più, no? che succedeva con loro, o allontanandoli quando non potevano parlare insieme ai loro congiunti, facevo sedere accanto a me e da lì parlava in prima persona. Tutte queste esperienze mi sono servite molto per alcune tecniche che poi ho creato nel lavoro individuale e di coppia. E per cui questo è stato il contesto originario più importante della mia esperienza, che poi fu evolvendo verso il concetto dell'approccio trigenerazionale. Che cominciai a studiare molto l'interazione tra i sistemi familiari di origine di ognuno dei partner, e da allora poi uno dei metodi che creai e che continuo tuttora a impiegare da più di 30 anni, 35, è quando c'è una crisi di coppia convocare ogni famiglia d'origine senza l'altro coniuge presente. In questo modo si riescono a capire le coalizioni intergenerazionali, diciamo, che creano sempre disfunzionalità. Quando è tra la prima generazione e la generazione della coppia, ci sono coalizioni intergenerazionali alle spalle dell'altro partner, incidono sempre sulla coppia. Ma anche quando la coalizione tra un padre e un figlio contro la madre, o viceversa, il ragazzo, il bambino soffre. Per cui questo è il mio concetto, che si basa nell'interazione di due vincoli fondamentali dell'essere umano, il vincolo di filiazione
endogamico, sanguigno, che unisce al padre con i genitori e i figli dei figli, e il vincolo di alleanza, che è quello che unisce due rappresentanti di due sistemi diversi, di due clan diversi. Questi due vincoli sono antitetici ma complementari. Più forte diventa uno, più si indebolisce l'altro. Però insieme costituiscono il punto nodale del sistema trigenerazionale, che è la coppia. Allora, in questo senso sono antitesi ma complementari, come il sole, la luce e l'oscurità, come il flusso e lo sflusso del mare, e sono proprio il cuore dell'individuo. Noi vedremo purtroppo sempre situazioni in cui il vincolo di filiazione predomina sul vincolo di alleanza. E allora dovremmo cercare di armonizzare entrambi, e questo forma parte del lavoro terapeutico, che per me è centrale. Nello specifico con le coppie o anche quando si lavora con i pazienti individuali? Certo, anche con i pazienti individuali è molto importante centrarsi, cioè il paziente deve avere la centralità. Nella terapia familiare, dicevo, sormenginali, che ci sono parzialità multidirezionali, cioè il terapeuta deve essere alleato di tutti e complice di nessuno. Nella terapia individuale sistemica, con gli allargamenti, il paziente deve essere centrale e i familiari sono invitati come testimoni per collaborare nella terapia, per apportare informazioni, consigli, per dare pronostici o suggerimenti, per aiutare al terapeuta ad aiutare il suo paziente. Così io li convoco, perché credo che l'arte maggiore del terapeuta è volgere la famiglia a favore del processo terapeutico. Uno dei drammi più grandi della psicoterapia individuale è il fatto che molti terapeuti, quando il paziente dice mia famiglia mi impazzisce, mi mettono il bastone tra le ruote, mi fanno diventare matto, eccetera, tutti dicono salvati tu, e il terapeuta lo stesso. Allora cerca almeno, vai a vivere da solo, cerca di tenerli a bada. E credo che questo è un errore tecnico enorme. Andare nella direzione di una separazione invece che di una vicenda. Certo, ma questo già lo diceva Bowen, terapeuta multigenerazionale. Colui che pretende, prendendo distanza fisica o emozionale, differenziarsi dalla sua famiglia, non fa che portarsi appresso questa indifferenziazione, che inevitabilmente si ripeterà nelle relazioni significative che instaurerà nel tempo. E la coppia è uno di questi sistemi dove inevitabilmente ognuno cerca di neutralizzare, sopperire o elaborare problemi irrisolti con la propria famiglia origine. E questo è uno dei drammi della coppia, perché la coppia non è fatta per sopperire la famiglia, la coppia è una funzione diversa. Io credo, dopo più di 45 anni di lavoro intenso, 46, con le coppie, i quintali di libri, film e tutto, secondo me l'essenza del lavoro con la coppia, dell'incontro della coppia, è insieme a te nel cammino della vita sto meglio che da solo o da sola, punto. Tutto il resto sono proiezioni, depositazioni che si fanno sul partner in un tentativo di risolvere quello che è stato risolto. E questo porta a molti fallimenti di coppia. Perché?
che il padre si sente ingiustamente trattato, dice io non sono quello che tu mi dici. Per esempio, è frequente, diciamo, una giovane, una donna che ha avuto e che ha una madre anaffettiva, dice al partner sempre tu non mi vuoi bene, non mi coccoli, non stai con me tutto il tempo, eccetera. E lui si sente offeso, perché dice io ti amo, sei la persona che più amo nella vita, ti do tutto il tempo mio libero, però tu sei un barile senza fondo. Questo è tipico. Se noi abbiamo la possibilità di invitare a questa donna con la madre in seduta e cercare di capire perché c'è questo barile sempre. Certo, perché questa anaffettività? Perché può darsi che questa madre sia stata depressa, può darsi che abbia subito problemi o non sia stata accolta bene dalla famiglia del marito, dalla propria famiglia, o che abbia avuto drammi esistenziali che possono magari spiegare questa situazione. Se noi riusciamo a creare una relazione figlia adulta madre più soddisfacente, inevitabilmente il partner ci dirà che la relazione è migliorata molto. Se non è così è perché è un problema specifico della coppia. Per cui tornare sempre alla famiglia di origine, sia nella terapia di coppia che nelle terapie sistemiche individuali. Sì, tornare, diciamo, in un momento iniziale del processo terapeutico, sia individuale che di coppia. Per esempio, con il lavoro del paziente individuale, no? Io ho pubblicato alcuni anni fa, 4 anni fa, un libro che si chiama Quando volano i cormorani, terapia individuale sistemica con allargamento ai familiari significativi. E questo perché i cormorani sono uccelli marini che fanno 3 o 4 salti di qualità nella loro differenziazione. Questo lo scoprì Corran, uno zoologo olandese negli anni 50. Cioè il cormorano, prima nel proprio nido, poi nel proprio albero, poi negli alberi vicini, poi e per qualche giorno in giro, torna e rimbeccato per 3 giorni dai genitori e poi spicca il volo fino alla primavera seguente, malgrado la chiamata insistente dei genitori. Guardi che notevole come questo si può applicare a noi, no? E Corran chiamò la reprogressione biologica, cioè dare un passo indietro per 2 avanti. E questo è quello che io cerco di fare con le famiglie. Andiamo indietro per cercare di avere il nutrimento affettivo e l'accettazione del sé originale del proprio paziente, per poi spiccare il volo verso il suo progetto esistenziale. Per cui io credo, di nuovo ripeto, che l'arte più grande, almeno come la penso io, è che il terapeuta possa impiegare molta energia nel liberare gli ostacoli che impediscono la normale crescita o differenziazione che appartiene a tutti gli esseri umani, persino al psicotico più profondo. Cioè diceva David Cooper, un psichiatra sudafricano, antipsichiatra, che nei circhi della Boemia della metà dell'Ottocento mostravano esseri umani fatti crescere in case di legno, per cui diventavano mostri. E lui diceva che anche noi riusciamo a crescere nelle nicchie che la famiglia ci fa attorno, come rappresentante di un autoritarismo sociale. Va bene, però io ho riscatto in questo esempio la forza della crescita, il bisogno di differenziazione che è insito in ogni persona ed è bloccato dai conflitti familiari. Se noi riusciamo a liberare gli ostacoli,
convocando questi familiari, lavorando nei processi disfunzionali, il paziente migliorerà da solo, tra virgolette, no? Perché la vita è antiterapeutica. Per cui impiegando molta forza in quella prima fase della terapia, sia individuale che di coppia, poi il cormorano può volare con le ali meno cariche di zavorra. E allora lì lavoreremo veramente sul progetto esistenziale proprio del paziente. Lei quindi fa prevalentemente delle terapie individuali sistemiche, per cui al di là del lavoro con le coppie vede il paziente in un lavoro individuale e procede con questa tecnica degli allargamenti. Sì. Come è avvenuto il passaggio dalla terapia familiare, diciamo, più classica, no? Dove c'era la convocazione di tutta la famiglia, alla decisione invece di lavorare, diciamo, su sottosistemi? Perché la terapia familiare, sempre e comunque, la terapia familiare congiunta, sempre e comunque, appartiene a 30 anni fa, 40 anni fa, ed è importante nei casi gravi. C'è per esempio psicosi o tossicodipendenza o borderline, eccetera, è buono poter convocare la famiglia. Invece quando il paziente è meno grave, che poi sono l'80-90% dei pazienti che vanno in giro cercando terapia, questi pazienti per non essere gravi hanno perso la possibilità di incorporare la sua famiglia in terapia. Per questo, questo metodo si applica preferentemente, questo del libro di Cormorani, ai pazienti che possono menare una vita più o meno autonoma. Perché questi errori che credo che ha commesso molto la psicanalisi e anche credo le terapie cognitiviste o sistemiche che non pensano in termini di famiglia, è che uno, come le dicevo prima, era questo, appartare anziché farlo differenziarsi attraverso la famiglia e non contro la famiglia. Questo può portare a che molti pazienti facciano quello che diceva Bowen, un cut-off, un taglio emotivo. Si salvano dalla famiglia, fanno un percorso molte volte positivo, ma molte volte con anni e anni ma rimane sempre una mutilazione emozionale che è molto diversa da quando si fa attraverso il lavoro con la famiglia, dove il paziente possa ricevere quello che gli spetta, però che hanno altri, come i genitori per esempio, il nutrimento affettivo e la conferma del sé originale. Questo ce l'hanno i genitori, a volte lesinano questo per paura di rimanere da soli, per avvicinarsi di più alla morte. E questo è il grande problema delle generazioni in terapia. Quante volte un uomo, una donna, più sono le donne anziane che lo dicono, dicono al figlio o alla figlia, io ti ho dato la vita per te, adesso la devi dare per me. Io dico, non è così come vanno le cose. Quando lui o lei darà ai suoi figli l'amore, la protezione che lei gli ha dato, ripagherà indirettamente a lei il debito esistenziale di essere vivo. Perché il tempo scorre sempre in avanti, mai indietro. No? E questo è un, diciamo, la miglior differenziazione che si fa dentro la famiglia, perché un altro errore frequente, concettualmente, è pensare nella famiglia d'origine come là e allora. La famiglia c'è sempre finché noi campiamo, o campano loro. Un padre e una madre a 90 anni può essere importantissimo con un gesto di affetto, con un'informazione, con un contributo a questo figlio o questa figlia, e qui tocchiamo un altro mito della psicoterapia. No, mi diceva una terapeuta sistemica 10 anni fa,
che c'entra la famiglia d'origine, un uomo a 25 anni è già adulto, eccetera. Un altro errore notevole. Nella casistica pubblicata in quel libro, dove due ricercatrici della scuola e un giudice imparziale, come Matteo Selvini, crearono dei questionari e li mandarono a un'ottantina di pazienti che io avevo trattato nell'arco di alcuni anni, 4-5, non per 5 anni, sino dentro quel periodo di tempo io trattai un'ottantina di pazienti con questo metodo. Risposero ai questionari il 66 persone, che era un 82%, per cui negli standard internazionali viene accettato. Allora loro rispondevano a questi questionari, il 10% di questi pazienti avevano tra 40 e 60 anni e io ero riuscito a convocare genitori sani di 85 anni, persino il record di una nonna di 93 anni, che la convocai insieme alla figlia, alla nipote, che era la paziente mia, per vedere un problema che era trigenerazionale nell'asse femminile. La nonna prese il microfono, non lo lasciò in tutta la seduta, diede una visione panoramica della famiglia che sembrava una terapeuta familiare, aiutò moltissimo questa nipote e aveva 93 anni. È un altro mito questo, che io sto cercando di demistificare, esattamente. La famiglia, demistificare, no? Sì, la famiglia vista come una risorsa e come anche un luogo nel quale fare dei cambiamenti nel qui e ora, nel presente. Certo, certo. Quindi non solo in una visione storica, no? Certo. Molte volte cerco di applicare alcune tecniche esperienziali che ho creato lungo gli anni per favorire, per esempio, il processo di differenziazione, una che si chiama lo zaino, dove si incontrano i genitori e i pazienti in un momento che già hanno collaborato nel primo tratto della terapia, quando il paziente già ha risolto molti problemi con loro, la famiglia collabora, e prima di andare nel percorso terapeutico, al periodo che io chiamo del progetto esistenziale proprio, lì faccio questa tecnica dello zaino, che è molto intensa e che è semplice nell'esecuzione ed è potentissima nella differenziazione, perché vengono i genitori e alternativamente uno o l'altro, o molte volte lo faccio in sedute differenziali col padre, con la madre, li faccio mettersi di fronte, prendersi dalle mani, toccandosi le ginocchia, cioè una prossimità grande, guardarsi negli occhi. E chiedo al padre o alla madre di far finta che il suo figlio o la sua figlia porta uno zaino, che cerchi due o tre aspetti del proprio carattere che abbia coltivato nella vita e di cui sia orgoglioso di se stesso, per darglielo in dono. Così il figlio, nel lungo cammino della vita, quando ne avrà bisogno, prenderà dallo zaino quello che il padre o la madre gli ha dato e lo farà proprio. Allora loro danno generalmente cose positive, ti do la mia onestà, ti do la mia voglia di vivere, ti do la forza, la pazienza, eccetera. Perché? Perché nella vita sempre è importante aspettare, avere, no?
cose positive che i genitori devono equipaggiare lo zaino del figlio, perché è un compito. La cosa più interessante è che poi io chiedo al paziente, alla paziente, quindi al figlio, sì, di lasciare qualcosa al padre o alla madre di se stesso, del suo carattere, dei suoi sogni o dei suoi hobby, qualcosa che il padre o la madre possa gradire avere di questo figlio o figlia. Allora lì vengono cose molto belle, perché viene chiaramente fuori delle funzioni vicariante silenti o silenziose che ogni figlio fa per sostenere i genitori in modo, ripeto, silenzioso, inconsapevole, che mantiene l'invischiamento. Quando dice ti lascio la speranza di ritrovare cose buone in te o di fare da te o una figlia, diceva la madre sempre di vestita nero, ti lascio i miei vestiti colorati. Un'altra diceva al padre ti lascio il mio amore per l'aria o per i viaggi, eccetera. Tutto questo che loro danno sono funzioni che inconsapevolmente mantenevano quell'invischiamento e sostenevano i genitori. In quell'incontro intenso è un incontro congelo, perché non si può separare niente che non sia stato unito previamente. Allora, in certo senso, se vogliamo, è una catch 22, no? È una sorta di trappola bonaria in cui io metto a loro, perché i genitori non possono non sancire ufficialmente che il figlio o la figlia deve differenziarsi. Però nel contempo tutte queste emozioni in gioco, che sono intensissime molte volte, arricchiscono la relazione, e tutti i pazienti nel questionario dicevano che dopo lo zaino loro spiccarono veramente il volo, per cui una tecnica molto potente che ha avuto un grande successo nella scuola e in altre scuole italiane e non. Quindi una tecnica nel quale si rende esplicito ciò che è implicito rispetto alla relazione, agli investimenti, diceva. Sì, anche se io non lo segnalo questo, io promuovo attivamente un'esperienza e dico a loro tutte queste emozioni che sono sorte, che sono la vostra ricchezza, tenetele dentro, non cercate di incarcerarla subito, e andatevene, e vi ringrazio di essere venuti. Quindi non è una tecnica che prevede una riformulazione da parte del terapeuta? No, loro devono vivere questo. Dopo magari poi riusciremo con il nostro paziente magari a capire e a interpretare, a elaborare, eccetera, quello che è successo. Però io cerco che loro vivano un'esperienza nuova, perché tantissimi lo dico che mai hanno avuto questa possibilità, perché poi alla fine dell'esercizio io dico adesso datevi un abbraccio in silenzio, senza parole, ognuno posi la testa sulla spalla dell'altro il tempo necessario. Allora lì a volte è fantastico come sorgono emozioni bellissime nell'abbraccio, e ovviamente molte volte piangono, si carezzano, eccetera, però è un momento di incontro notevole che poi favorisce la differenziazione da solo. Quindi una tecnica esperienziale, sì, ce ne sono altre di tipo esperienziale o anche non che lei utilizza o predilige nel modo clinico? Sì, ci sono due tecniche di lavoro con le coppie che ho creato lungo tanti anni e che sono potenti molto. Una, per esempio, che è per lavorare sull'identificazione proiettiva, che è la bestia nera della vita di coppia e della terapia di coppia. No? I partner si sono fusi durante molto tempo in modo tale che è impossibile
vedere la trave nel proprio occhio. Per cui questo uno lo può dire, lo può interpretare, eccetera, ma scivola proprio su di loro. Invece ho creato questa tecnica che permette di, in due parole così, li faccio sedersi, lavoro sulla rabbia, diciamo, no? Faccio sedersi lontano e uno alternativamente all'altro deve dire le due o tre cose peggiori dell'altro o dell'altra e spiegare perché. Allora viene fuori di tutto. Però poi chiedo a loro di dire lo stesso in prima persona. Io sono così cos'è, no? E questo lo facevo per alcuni anni, però logicamente a nessun membro della coppia piace trovare la trave nel proprio occhio, no? Per cui i risultati non erano soddisfacenti. Finché un giorno, una decina, 8-10 anni fa, stavo lavorando con una coppia che conoscevo, le famiglie di origine, e allora ho aggiunto una cosa che credo che l'ha fatto molto più incisivo e trasformativo. Chiedo alternativamente a ognuno di loro di quello che hanno detto. Dico, nella sua convivenza durante gli anni che ha vissuto con la sua famiglia d'origine o tuttora, chi è così, così o cos'ha? Immediatamente ti viene fuori la risposta. E mio padre, mia madre, molte volte inaspettatamente mio fratello, che non era apparso nel discorso, però che ha una rilevanza importante. Allora andiamo alla fonte della proiezione, della depositazione che poi si farà sull'altro per cercare di dividere. Io chiamo a questo lavoro con la coppia per arte di levare. Come diceva Michelangelo, la statua è già insita nel marmo, io non faccio che liberare il superfluo. E allora io credo che la coppia è un grande attaccapanni dove ognuno deposita quello che non ha risolto con la propria famiglia. A volte questo attaccapanni è talmente grande che neanche si possono vedere, altre volte ha tanto peso che si rompe. Quando noi riusciamo a elevare tutto questo, vedremo che cosa c'è dentro. Se c'è l'affetto e se c'è l'incontro, sicuramente l'ossigeno farà sì che in un certo tratto migliorino moltissimo. Ma molte volte riusciamo a vedere che l'amore è morto. Allora è meglio seppellirlo perché altrimenti puzza. Questa definizione della relazione, questo incontro o disincontro della coppia è quello che io cerco, perché da lì poi si riparterà in una terapia che riesca a mettere in risalto gli obiettivi terapeutici. Di spostare dalla coppia, la tecnica che permette di spostare dalla coppia ai problemi individuali che ciascuno ha di nuovo con le famiglie di origine. Certo, questo lo faccio quando non posso lavorare chiamando le famiglie di origine in terapia, faccio più questa tecnica, che poi quando si è lavorata, quando la rabbia è andata via, quando hanno capito molto di questo, faccio un altro esercizio che chiamo dell'intimità, che è mettersi di fronte, guardarsi negli occhi, fare una serie di esercizi a occhi chiusi, toccandosi il viso, eccetera, cercando di rivivere chi è l'altro. E poi, aprendo gli occhi, cercare lo sguardo, ma soprattutto chi c'è dietro. E questo è un esercizio molto importante che dà una miriade di informazioni del non verbale e molte volte definisce una terapia. Qual-
qualche volta mi è capitato che una donna si mette a piangere sconsolatamente. Perché? Perché aveva capito che voleva separarsi, ma non aveva la forza di dirlo. In quel momento, no, queste grandi lacrime permettono di capirlo. O un'altra volta, mi ricordo, avevo fatto un seminario a Buenos Aires con una coppia disfunzionale, avevo visto entrambi famiglie di origine, stavo lavorando con loro e ancora stava finendo il seminario e io non sapevo chi c'era in quella coppia, finché fece questo esercizio. A un certo momento dell'esercizio l'uomo si alzò indignato, andò a sedersi altrove, lui aveva sentito che la moglie non c'era più. Effettivamente lei dice sì, io mi voglio separare e avevo paura di dirglielo. E questo permise elaborare di più la situazione, no? Per cui è un esercizio breve, intenso, però che anche aiuta in questo aspetto. Ok, veniamo alla quarta domanda. Lei come monitora e come valuta il cambiamento all'interno della terapia? Se ci sono delle procedure particolari che utilizza per fare questo? In quella ricerca che si fece, sì, c'era una serie di domande che attingevano a tre domande, per esempio, come considera è soddisfatto o no dei risultati raggiunti, che gli obiettivi terapeutici siano stati raggiunti, è molto soddisfatto risultati raggiunti, o oltre i risultati raggiunti la sua vita è cambiata in meglio, la qualità della sua vita. Le risposte in quella casistica sono state il 10%, non sono soddisfatto, non ho raggiunto i risultati desiderati. Un 30% sono soddisfatto, soddisfatta perché ho raggiunto gli obiettivi desiderati, e quasi il 60% sono molto soddisfatto, soddisfatta perché oltre ai risultati raggiunti la qualità della mia vita è migliorata. Questo è il cambiamento lo valuta il paziente, valutato sulla base della soddisfazione. In realtà non faccio altre valutazioni. Una cosa importante, sì, credo che è una delle domande, pare, come si mette fine a una terapia, no? Molte volte quando si raggiungono, io nel primo incontro, nella scheda, cerco di definire molto bene il motivo del consulto. Cioè non che vadano a ritroso parlando, no, mi dica dove le preme la scarpa, adesso, il disagio qual è. Poi tracciamo gli obiettivi terapeutici. E allora nella verifica e bilancio della terapia io riprenderò questo primo foglio, perché vedremo insieme che cosa si è raggiunto o meno, o che cosa manca. Quando si sono raggiunti gli obiettivi, io dico, possiamo finire adesso la terapia, o se lei vuole possiamo fare due incontri trimestrali e uno semestrale. Per cui sarò ancora un anno in contatto con questa persona, però soltanto in tre incontri. E il 90% preferisce questo. E devo dire che nel 99% dei casi, ogni volta che vengono stanno meglio. Perché la terapia continua, loro sanno che hanno quella scadenza e continuano a lavorare su le cose che abbiamo visto qui. Quindi una separazione graduale. Sì, ma poi io lascio la porta aperta. Perché? Perché a volte una persona può essere migliorata molto, però poi ha un momento della sua vita nuovo, ha un figlio, si sposa, o fa un viaggio importante, o
o si laurea, eccetera, e ci sono altre situazioni esistenziali, anche positive, che possono sconvolgere la persona. Se loro vogliono ritornare per vedere quello, lo possono fare. Io non chiudo la porta, lascio così. Non sono tanti che ritornano, ma sempre che ritornano è per qualcosa nuova che ha modificato la sua la loro vita, no? Ok, sesta domanda riguarda il paziente difficile, che è un po' il must in realtà della terapia familiare di stampo quantomeno più classico. Ritiene che con questo tipo di pazienti le sue tecniche, le sue procedure si modifichino in maniera... I pazienti difficili ovviamente hanno bisogno della loro famiglia in terapia, inevitabilmente. E queste tecniche si possono applicare quando il paziente sta meglio. Anche se ricordo un caso di uno zaino fatto con un ragazzo psicotico, figlio unico di madre vedova, per cui era una trappola mortale quella. E io feci venire un intimo amico del padre, che conosceva a menadito i problemi che il padre aveva con questo figlio, con la moglie, e sapeva più cose che neanche la moglie e il figlio sapevano. È stata una collaborazione molto importante e questo ragazzo è riuscito a migliorare molto. Però quando ci sono pazienti difficili, mi riferisco più che altro a psicotici, perché lì bisogna lavorare con la famiglia molto perché poi possa esserci il paziente in condizione di continuare da solo. In quel tratto dobbiamo lavorare con molte tecniche, soprattutto con un accompagnamento intenso per riuscire a modificare molte situazioni che sono legate sempre alla vita familiare. Io in 46 anni intensivi di lavoro non ho mai trovato una famiglia sana con un figlio disfunzionale. Piuttosto al contrario, qualche volta si vede che da una famiglia difficile una persona possa migliorare per la resilienza sicuramente, però al rovescio mai. Non credo che un figlio psicotico, tossicodipendente o borderline cresca ex novo di una famiglia sana. Io non ci credo. E con i disturbi di personalità? C'è un lavoro specifico, una modalità specifica che utilizza? Ovviamente dipende dal disturbo, però sempre cercherò di lavorare sicuramente con i personaggi significativi della famiglia. Molte volte devo iniziare con un fratello, con una sorella, per arrivare poi soprattutto al padre. Purtroppo i padri vengono considerati nella terapia marginali, assenti o periferici. Ma io dico sempre, se sono periferici e marginali è perché tacitamente c'è un centro ed è la madre che occupa quel centro. Io critico anche la terapia familiare di aver fatto una terapia familiare troppo materno-centrica. Non abbiamo sviluppato tecniche di coinvolgimento dei padri, che sono stato testimone dell'amore sfegatato che molti padri hanno per i loro figli, che non sanno se devono dirlo, se possono dirlo o non sanno come dirlo, perché sono analfabeti emotivi. Però quando ci si riesce, soprattutto con la figlia, l'incontro con il padre può essere... può dare una svolta notevole alla terapia. Perché? Perché c'è questo mito che non si rendono conto la gente che molti padri arrivano a casa e appendono nel chiodo la loro funzione perché entrano nel regno materno.
sono considerati dai figli come marginali o poco interessati ai figli, non è così. È talmente forte ancora l'impronta socioculturale, dicevano i romani, pater patrimonio, mater matrimonio, casa e figli, che malgrado gli anni di liberazione femminile, di accesso della donna al mondo del lavoro, di urbanizzazione, di migrazione crescente, eccetera, che hanno trasformato la famiglia, tuttora è fortissimo questo. E la madre è un po' la centralinista della famiglia, no? Che comunica a tutti i congiunti. E questi padri, quando vengono e possono trasmettere quello che sentono, è una cosa straordinaria. L'ho visto recentemente in una gravissima paziente che aveva fatto un tentativo gravissimo di suicidio, ricoverata con molte ferite, eccetera, seguita da una psichiatra, psicoterapeuta individualmente, che mi chiese di aiutarlo lavorando con la famiglia, con la coppia. Così fece. E quando sono riuscito, i genitori erano separati, sono riuscito a convocare separatamente al padre e alla madre di questa paziente, col padre, fu una cosa impressionante per questo uomo molto provato dal gravissimo tentativo di suicidio, disse, quando facemmo lo zaino, in un momento dice ti do tutto l'amore che ho per te perché tu lo possa trasmettere ai tuoi figli, tutto l'amore che non ti ho mai detto di avere, piangendo sconsolatamente. Poi ci fu un abbraccio straordinario. Allora, questa paziente poi racconta al suo terapeuta, che poi ho lavorato con la madre, che era una persona che lei considerava depressa, a cui doveva dare sempre delle cose, sostenere, eccetera. Invece in quell'incontro la madre si dimostrò molto più solida di quanto la figlia pensasse. Lei disse poi al terapeuta, dice, durante questi incontri, dopo questi incontri ho sentito un click e mi sono reso conto che posso guarire dopo questi incontri. Qui sono cose molto potenti e significative anche in casi gravissimi come questo. No? Ci sono situazioni in cui, sempre all'interno della terapia individuale sistemica, non propone l'allargamento? Io cerco di farlo sempre perché è una risorsa e un arricchimento della persona. Certamente ci sono situazioni in cui non si può fare perché soprattutto i pazienti hanno molta paura o cresciuti magari in una logica di potere sentono che sono stati schiacciati o derisi nei loro tentativi o pensano che saranno risucchiati di nuovo con la famiglia, eccetera. Ci sono alcuni casi in cui non si può fare. Come si procede con un lavoro più individuale di ricostruzione? Certo. Però in principio devo dire che tutte le situazioni, tutte le controindicazioni in realtà possono essere tutte risolte, tranne una, che è la malafede. Secondo me l'unica grande controindicazione, perché a volte non abbiamo armi per difenderci da questo. Con la fede del paziente. Certo. Perché molte volte il paziente non ti dice che in realtà viene mandato in terapia, che la moglie le ha detto o vai in terapia o mi separo, o molte volte ha fini oscuri. Certamente abbiamo degli strumenti che possono essere contro il transfer, però la verifica più certa la faremo con gli allargamenti.
totalmente. Come diceva un paziente di terapia di coppia, quando gli spiegai quello che dovevamo fare, dice: ma così non si può varare. Allora è questa una cosa che, per cui io cerco di farlo sempre, anche se sì, sicuramente ci sono controindicazioni, però io personalmente non so se sono troppo entusiasta di un modello, a volte capita che ci innamoriamo di un modello e diventiamo un po' fondamentalisti, però io ho visto che questo funziona clinicamente, i risultati si raggiungono, per cui a volte penso che il mio delirio è questo, convocare famiglie di origine, però è un delirio produttivo, con risultati buoni, per cui non prenderò a rotolare per niente. Senta, ultima domanda, l'integrazione con gli approcci non sistemici. Cosa ne pensa, se l'ha effettuata in prima persona, se ha seguito per esempio delle forme di training per imparare, no? Tecnico, approcci differenti dal suo? Beh, sì, ho fatto per esempio molti anni fa, 35 anni fa, un paio di lavoratori gestaltici che mi sono stati molto utili. Poi ho imparato alcune tecniche psicodrammatiche, ho diciamo lavorato anche su concetti cognitivisti e anche psicanalitici, che nella loro essenza la psicanalisi è un'antropologia familiare, solo che tecnicamente sono molto critico con la tecnica. Credo che ho visto troppi fallimenti terapeutici per una tecnica che, per dirla di un modo grafico, si passa anni analizzando il pupazzo senza toccare il ventrilo. E questo credo che porta a fallimenti terapeutici che, sfortunatamente, o in parte fortunatamente, per poter sviluppare tecniche di lavoro con casi difficili, però ho visto tantissimi. E credo che questo è il dramma della psicoterapia, perché ogni, si dice in Argentina, ogni maestrino con il suo librino, no? Cioè ognuno cerca, però io punto molto sui fallimenti terapeutici che chiamo la voce poco ascoltata dei pazienti, e soprattutto penso che i pazienti possono aiutarci a capire soprattutto i problemi più significativi con i loro congiunti, perché loro li conoscono da anni. Il terapeuta individuale, purtroppo, nel suo santuario, con un delirio di onnipotenza, crede che può risolvere tutto con il paziente. E molte volte si mette in un braccio di ferro micidiale con la famiglia, in cui è sempre la famiglia che vince. Purtroppo a spese del paziente, perché il terapeuta può annoverare più fallimenti terapeutici, però del paziente si tratta della sua unica vita. Per questo io sono molto, molto critico con questa posizione del terapeuta, che non è per niente umile. Io so che la famiglia è più forte, più potente del paziente e di me, e questo mi dà una forza notevole per lavorare con loro, che può sembrare onnipotente, invece nasce dalla mia convinzione che loro sono più forti di me. Per cui andrò a lavorare intensamente con loro perché riescano veramente a modificare i comportamenti disfunzionali. Quindi la famiglia è una funzione contraterapeutica, no? Sì. Sì, la famiglia viene convocata come testimoni a collaborare. Ovviamente molte volte vediamo problemi seri che dobbiamo trattare, a volte a brutto mondo, a volte, perché ci sono situazioni molto difficili, no? Però sempre la famiglia fa impazzire i loro membri
anche i poveri. E noi dobbiamo approfondire le risorse che possano intensificare quella forza guaritrice della famiglia. Se noi abbiamo qui i problemi e qui le risorse, a volte possiamo stare qui una vita che dobbiamo levare il emisfero cerebrale del paziente perché migliori. Invece, stimolando le risorse già si relativizzano i problemi. Per cui è una cosa che bisogna fare. Va bene, grazie. Grazie a lei, è stato un bel incontro, vi ringrazio molto e vi faccio i complimenti per il bellissimo.